Games Village Weekly, puntata numero 5, speciale per almeno due motivi. Il primo è che ho detto Games Village Weekly anche questa settimana in maniera corretta. Il secondo è perché almeno due di noi, uno lo vedete subito, uno lo vedrete nei filmati successivi, si sono fatti la barba. E questa, vi assicuro, è un risultato ottimo. Cominciamo subito rompendo gli indugi e parlando di un titolo assolutamente fantastico. Un titolo che prima, nel take prima, quello che non avete visto perché abbiamo sbagliato, abbiamo definito cool. Parliamo di Dirt Showdown. Cosa sai dirmi di Dirt Showdown? Niente, assolutamente nulla, come al solito. No, parliamo di Dirt seriamente. Dirt è il nuovo titolo di Codemasters che segue la serie Dirt, che storicamente è una serie di rally, ma in questo caso Codemasters ha deciso di sparigliare un po', di mescolare le carte e ha buttato dentro tutta una serie di modalità, dalla Destruction Derby a tutta un'altra serie di cose, per cui il gioco è un titolo di corse non canonico, perché le macchine devono scontrarsi, distruggersi, è molto cacciarone, molto, molto meno, se vogliamo, serio rispetto ai vecchi Dirt, e che però mantiene quella della serie tutto il fattore giocabilità e quel misto tra simulazione e arcade che ha fatto la fortuna della serie. Ok, la prima domanda è: hai detto veramente sparigliato? Ho detto sparigliato. Ah, ok. Vuoi un vocabolario? No. Come i tuoi capelli. Come i miei capelli, sparigliato. Ok. Gincana, lasciata perdere, entra l'Hoonigan. L'Hoonigan è fondamentalmente la gincana per quelli che non la sapevano fare, come te, esatto, esattamente. È fondamentalmente lo stesso discorso, bisogna portare la macchina a fare evoluzioni di vario tipo, come girare ad esempio attorno a un punto fisso, fare dei salti o derapate, esattamente. Però è il sistema di controllo dell'autovettura, smettila, grazie. Devo fare della pacca. Grazie, il sistema di controllo della vettura è stato un po' semplificato, per cui pur mantenendo lo stesso livello di sfida può essere approcciato anche da quelli che avevano trovato un po' di difficoltà nella vettura. Quindi possiamo dirlo, Dirt Showdown è un dirt per le pippe, quindi per me. Infatti, esatto. Io nella scorsa edizione non ero riuscito a finire una gincana neanche a piangere. Se sei scarso. Sì, scarsissimo. Mentre qui l'Hoonigan l'ho fatto al primo tentativo e quindi mi sono gasato un sacco. È un gioco dove innanzitutto gasarmi, perché se non mi gasa smetto di giocarlo. O al limite incorro nell'errore 37. C'è l'errore 37 in Dirt Showdown? Credo di no, ma boh. non ne ho ancora visto, ma vai a sapere. Forse Mappi lo sa. Mappi lo sai? Lo sa. E anche questa settimana non poteva mancare il consueto appuntamento con la trollata della settimana. Ovvero l'errore 37 di Diablo, che è quello che viene fuori quando si sente collegarsi ai server e ci sono troppi utenti che tentano di fare la medesima cosa e non ci si riesce a collegare. Ma è un gioco single player, Quedex, smettila di dire queste sciocchezze. Pare che non lo sia, perché usa quelle cose moderne tipo salvare il tuo eroe sui server di Blizzard e di conseguenza, per permettere a chiunque di entrare nella tua partita in qualsiasi momento, richiede un collegamento costante. Questo sei tu? Sì. Ok. Questi sono tre tuoi amici? Sì. Che entrano nella tua partita? Esattamente. Mi è successo ieri sera. Questo qui è Ivan Conte, che poi assomiglia a lui. Tu arrivi alla fine del dungeon, ti manca tanto così a prendere l'ultimo pezzo del sangue di sta cippa, sì. E a un certo punto, server down. Sì, questo capita meno di quanto non capiti il mancato accesso all'inizio, però può capitare, sì. Poi torna sul server e ci sono i tuoi tre amici e te, e siete all'inizio del dungeon. Esattamente. Dovete rifare tutto, sì. A prescindere dal piano, sì. È da pazzi. Dovrebbe salvare in ogni momento la fase della partita dove sei giunto e probabilmente è troppa sbatte, quindi l'idea è eri vagamente in quel livello, ti rifacciamo ricominciare. In tutto questo è colpa mia se cade il server. Sì, è colpa tua, anche perché quelli di Blizzard avevano un po' suggerito di comprarli, un po' scaglionato questo gioco, perché 3 milioni e mezzo di persone nel giro di quanto? Una settimana? Da quanto è che fuori? 10 giorni? Sì, da 15. Di conseguenza 3 milioni e mezzo sono un po' troppe. Quindi è colpa mia, secondo me. Sì, è anche colpa. Portatelo via. Ciao ragazzi, io sono Ugo Laviano. E io lo Spiro. Siamo i ragazzi di NRU e oggi vi parliamo di Mario Tennis Open, che è uscito proprio 2 giorni fa in realtà, per quando andiamo in diretta con Games Village. Quindi siamo in ritardo. E com'è questo Mario Tennis Open?
è Mario Tennis, quindi ci sono i personaggi del Regno dei Funghi che arrivano su 3DOS, si sfidano in grandi match, grandi competizioni, e la nota questa volta da mettere più in evidenza, secondo me, è l'ottimo supporto online del multiplayer, non solo online del multiplayer, per cui si fanno sfide, gare, cose, ma si può giocare anche con una sola scheda in 4 giocatori. In 4 giocatori in locale, esatto. Fare i doppi, fare le cose, si può usare il proprio Mi, si guadagnano polsiere, racchette, tenutine che danno poteri vari. Il gioco, come al solito, è molto easy. Easy sul tenore arcade. Quindi colpi spettacolari, colpi speciali. Volevo dire una cosa a proposito. Vai. In realtà è abbastanza facile anche prodursi in colpi particolari, perché sullo schermo inferiore, sul touchscreen, ci sono dei pulsantoni da premere con lo stilo, molto facili da azzeccare, quindi da padroneggiare anche le tecniche più raffinate, diventa un pochino più facile. Anche se combattendo e sfidando giocatori in carne e ossa diventa comunque una cosa impegnativa. Più facile la componente single player. Ti do un trick, Spino. Niente stile, meglio il pollice. Ah, il pollice. Perché tanto sono zone grosse sul touchscreen, tocchi vai mentre stai giocando. Giusto. E c'è tutto il sistema di controrisposte, per cui quando uno ti risponde con un colpo rosso caricato nella zona fortunata, se tu fai il controcolpo di risposta, mi mandi delle palle velocissime, degli slice. Ho già capito che non devo giocare contro di te. Dovrai giocare contro di te. No. Assolutamente sì. Sei obbligato da lavoro. E comunque, se ne volete sapere veramente troppo di più, guarda un po' a fagiolo cosa ti trovi in edicola. C'è Nintendo l'acquisto ufficiale con una recensione esaustiva di più e più pagine che ti elenca pregi, difetti. E ne parliamo anche su Games Village. E ne parliamo anche su Games Village, dove troverete anche lì la recensione in mantinente. È arrivato il momento di parlare di True Crime Hong Kong, vero? No. No, 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 perché... no. Perché no? Perché pare che abbia capito un nome il gioco già da qualche tempo. Si chiama Sleeping Dogs. Si chiama Sleeping Dogs. I sviluppatori sono sempre gli stessi, che dopo essere stati cacciati a malo modo da Activision, sono stati fortunatamente presi sotto l'ala protettrice di Square Enix. E quindi niente, il gioco è in sviluppo, ma sta per giungere alle fasi finali, tanto finali che ci hanno, almeno mi hanno invitato, ovviamente, a me, che sono una persona... No, certo, mi hanno invitato me, poi io sono buono, so che tu sei un sonaro maledetto, e l'ho mandato te. Vabbè, infatti ho giocato sulla versione PlayStation 3. Ho giocato alla versione PlayStation 3 e ho provato un po' qualche missione Sleeping Dogs. Praticamente il gioco, molti già lo conosceranno, assomiglia parecchio a GTA. La differenza qual è? A parte il fatto che i personaggi sono tutti orientali, sinceramente è abitato Hong Kong, che sai com'è, sarebbe stato bizzarro il contrario, volano un sacco di mazzate, perché invece di sparare come al solito, come in mille altri giochi, qua tutta l'attenzione degli sviluppatori si è concentrata sullo sviluppare ovviamente un sistema di combattimento particolarmente sofisticato. Questo cosa comporta? Comporta mosse spettacolari, mosse contestuali, in più la crescita del personaggio che permette di imparare nuove combo, nuove combinazioni per fare sempre più male ai nostri nemici, che sono tantissimi. Il ruolo del protagonista è quello del poliziotto infiltrato, quindi la storia chiaramente è un noir ma molto pulp e niente, questo è quanto ho visto. Mi sembra tecnicamente buono nella media, diciamo, va? Buono, non vuole sbilanciare sul buono, diciamo nella media, può comunque migliorare su alcuni aspetti e nulla, questo è quanto. Abbiamo un trailer di questo fantastico gioco di Van Conte. Abbiamo delle robe che sono andate mentre tu stavi parlando e un trailer vero e proprio non c'è. Se vuoi possiamo lanciare Kenny. Lanciamo Kenny, esatto. Abbiamo lasciato che è morto Kenny. No, brutto. Go 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 go! È in arrivo la squadra Ghost di Ubisoft. Eccoli qua, due elementi. Ecco qua, arriva il terzo e mimetizzato da donna c'è anche il personaggio interpretato da Ivan Conte, che è stato inserito proprio nella fase finale, o forse un DLC, Un Pepper. Un Pepper, esatto. Parliamo di Ghost Recon Future Soldier, che è uscito qualche giorno fa. Sì. E sì, abbiamo avuto... Io ho provato la versione beta, abbiamo provato il single player e il multiplayer, e alla fine il nostro amico Rusconi si è giocato la campagna. La campagna.
Cosa ci racconti di questa campagna? Com'è questa campagna alla fine? Allora, 12 missioni per circa una dozzina d'ore, i più bravi lo completeranno anche in meno. La campagna è molto bella, particolare attenzione bisogna porre nell'atteggiamento tattico chiaramente da tenere nel gioco, anche perché io ho provato all'inizio da buon guerrafondaio a lanciarmi a sprombattuto. Un po' alla Call of Duty. Alla Call of Duty è andata malissimo. No, la campagna è molto bella ed è chiaramente ben scritta, la sceneggiatura, ci sono alcune situazioni tattiche che vanno rispettate alla lettera, in questo è un po' scriptata alla Call of Duty, ecco. E, però è veramente un bel gioco e anche impegnativo, anche a livello più facile. Quindi diciamo che i nostri timori sul fatto che fosse troppo arcade sono stati confermati? No, il gioco fondamentalmente è stato semplificato. E invece che controllare una squadra vera e propria, vestiamo i panni del gregario, il buon Kozak. È una soluzione che all'inizio i fan della serie potranno trovare un po' strana, un po' spiazzante, però a me è piaciuto, tutto sommato, controllare la squadra in determinate situazioni, nel caso dei famosi tag col drone per individuare i nemici. Ci può stare, ecco, questa semplificazione. Quindi diciamo che alla fine funziona. L'importante è che funzioni. Sì, la campagna dura quasi il doppio di quella rispetto a Call of Duty, quindi. E poi la modalità guerriglia è molto carina. Quindi. E quindi trovate la recensione di Ghost Recon Future Soldier su Games Village. Ritiriamo la squadra.